Online ormai c'è un'esplosione di persone che prova a vendere i propri servizi per dar vita alla propria attività. Infatti, ormai le persone hanno capito che nel mondo di oggi lavorare da remoto, gestirsi i propri orari ed essere padroni del proprio lavoro è alla portata di tutti. E questo perché ovviamente internet ci ha dato la possibilità di raggiungere con i nostri messaggi persone sparse in tutto il globo. Il problema però è che tra l'idea e la pratica solitamente c'è un abisso. E la maggior parte di queste persone si ritrova a non riuscire a vendere i propri servizi, non trovare clienti oppure trovare clienti di bassa qualità e alla fine mandano avanti un'attività che è sempre sull'orlo del precipizio. E nel video di oggi voglio parlarvi di quali sono gli elementi veramente importanti su cui ognuno di noi dovrebbe concentrarsi quando vuole vendere un proprio prodotto o servizio online. Innanzitutto, benvenuti in questo video. Come vedete non sono nel mio solito ufficio, ma ho affittato questa casa per un mese qua a Barcellona per lavorare da qua, rincontrare un po' di persone, partecipare a un po' di eventi. Comunque, partiamo col video di oggi. Oggi vorrei parlarvi di quelli che sono gli elementi veramente importanti per riuscire a vendere qualunque tipo di prodotto o servizio, che sia online ma che sia in realtà anche offline. Il problema infatti della maggior parte dei freelance o di chiunque prova ad avviare un'attività è che nel momento in cui fatica a vendere i propri servizi o a proporre i propri prodotti a qualcuno, allora la prima cosa che viene da fare a tutti è ampliare la propria gamma di prodotti, la propria gamma di servizi, cercare di rendersi più appetibile per chiunque. E in realtà questo è già uno dei primi grandi errori. Infatti, la verità è che in un mondo ideale, perfetto, il mondo della teoria, effettivamente potrebbe funzionare. Amplio i miei prodotti, amplio il mio mercato, riesco a soddisfare più clienti, a vendere più prodotti e via dicendo. Quindi ad esempio, se io ho un pubblico molto grande, anziché fare un solo prodotto formativo ne potrei fare 10 e in un mondo ideale magari ne venderei di più. Il problema è che noi non viviamo in un mondo ideale e aggiungere prodotti o servizi aumenta sempre la complessità del nostro lavoro. Aumentare di un singolo prodotto o ampliare di un po' la nostra gamma di servizi in realtà aumenta a catena la complessità di tutto il nostro lavoro. E oltre a questo rischia di renderci troppo generici e poco rilevanti per chiunque. Quando iniziamo, i primi elementi su cui dovremmo concentrarci, le cose che veramente ci servono all'inizio, sono questi 4 punti. Una nicchia di persone, un problema da risolvere a queste persone, possibilmente un problema urgente, una soluzione a questo problema e poi un'offerta per questa soluzione. Quindi un'offerta che faccia percepire alle persone che i soldi che ci stanno per dare per il nostro servizio, il nostro prodotto, valgono di più del valore che riceveranno. Infatti, quando noi compriamo un prodotto o un servizio qualunque, siamo disposti a spendere anche tantissimo se siamo sicuri che il valore che ne otterremo in cambio vale più dei soldi che lo stiamo spendendo. Comunque, il primo punto su cui dovremmo concentrarci, come stavamo dicendo, è una nicchia di mercato. Parliamo spesso di nicchia, si sente sempre parlare di nicchia, ma ora vorrei spiegarvi veramente perché è così importante il concetto di nicchia. Il punto è che quando siamo all'inizio è molto più facile partire in piccolo. Perché partire in piccolo, partire da un gruppo molto ristretto di persone, ci permette di stare fuori dalla competizione. Ovviamente, se io cerco di lavorare nel mercato del marketing o del fitness a 360 gradi, mi ritrovo in un ecosistema molto competitivo. Mi ritrovo a dover lottare per prendere e per rubare clienti ad altri concorrenti, perché tutti lottiamo in questo enorme bacino per conquistarci la nostra fetta di mercato. Quando invece andiamo in piccolo, andiamo a risolvere un problema molto specifico di queste persone, stiamo uscendo da quella competizione e stiamo entrando in un mercato completamente nuovo. Perché se io ad esempio mi rivolgo solo alle donne incinta per creare un prodotto di fitness, allora sto uscendo dalla competizione che c'è nel mercato del fitness e mi sto concentrando solo su un mercato in cui ci sono pochissime persone a risolvere quel problema specifico e quindi divento immediatamente rilevante per queste persone. E questa cosa avviene su tutti i livelli. Se ci fate caso e guardate anche le più grandi aziende del pianeta, sono tutte partite in piccolo per poi espandersi poco alla volta nel tempo. Amazon all'inizio della sua storia vendeva solo ed esclusivamente libri. PayPal era un sistema di transazione che funzionava solo ed esclusivamente su eBay. Facebook nei primi mesi dalla sua nascita era un social network solo per i 10.000 studenti di Harvard.
Tutte queste aziende enormi sono partite in piccolissimo. E il paradosso dietro tutto ciò è che quando sono partite in quel mini business, nessuno attribuiva valore a quello che stavano facendo, perché sembravano troppo di nicchia, troppo piccole. E così sono riuscite a crescere fuori dai radar, fuori dalla concorrenza. Sono riusciti a validare il proprio prodotto, a rendere il proprio brand sempre più riconoscibile, a ottenere feedback positivi dai propri clienti e poco alla volta conquistandosi la fiducia del mercato e ottenendo risorse da questo loro lavoro, sono riusciti a espandersi sempre di più fino a diventare globali. E questo è lo stesso lavoro che dovremmo fare noi in quanto freelance, in quanto imprenditori o in quanto persone che vogliono lanciare un proprio servizio online. Il modo più veloce è partire fuori dai radar, stare fuori dalla concorrenza. Ovviamente dobbiamo poi sempre assicurarci che nella nicchia che andremo a trovare ci sia effettivamente domanda di mercato e ci sia il terreno fertile per costruire un business, altrimenti se ci rivolgiamo a due persone ovviamente tutto questo non ha senso. Comunque, di come trovare effettivamente una nicchia ne ho parlato ampiamente all'interno di Copy Mastery e se siete interessati vi lascio come sempre il link per la lista d'attesa, così verrete avvisati appena riapriremo le iscrizioni del corso. Comunque, il punto è che per avere un business devi risolvere un problema e concentrarti su una nicchia di mercato ti permette di capire molto più in fretta quali problemi puoi risolvere. Il motivo per cui tante persone falliscono è semplicemente che non conoscono abbastanza bene la loro nicchia di mercato. Provano a buttarsi in un mercato e sperano nel giro di un mese di avere già la soluzione a tutti i problemi e di aver già trovato il prodotto perfetto. Ma la verità è che noi i problemi li scopriamo solo quando dedichiamo abbastanza tempo a un gruppo specifico di persone. Quando lavoravo con gli advertiser e col mondo degli advertiser online, io ero stato un advertiser per tantissimi anni. Il mio lavoro era quello di essere un advertiser, frequentavo gli advertiser, gestivo una community di advertiser, conoscevo perfettamente i problemi di tutta questa nicchia di persone, sapevo i problemi che avevano con le agenzie con cui lavoravano, i problemi che avevano con le loro campagne pubblicitarie e in questo modo sapevo perfettamente quali erano i problemi più urgenti che potevo risolvere e poco alla volta questo mi ha permesso di creare prodotti che hanno venduto veramente tanto. Quindi dobbiamo concentrarci su una nicchia e dobbiamo riuscire a conoscere questa nicchia sufficientemente bene. Una volta poi identificato il mio pubblico e trovati i problemi della mia nicchia, del mio mercato, la seconda cosa su cui dovrei pensare è qual è il prodotto e il servizio che potrei effettivamente vendere a queste persone e che queste persone sarebbero felici di comprare. Ovviamente dobbiamo sempre pensare in ottica di problemi e soluzioni, quindi qual è la soluzione che risolverebbe i problemi che abbiamo identificato nel nostro pubblico? Un lavoro che io faccio su ogni progetto su cui lavoro in questa fase è quella di pensare in astratto e totalmente fuori dagli schemi. Quindi cerco di pensare a quale sarebbe in un mondo ideale la soluzione perfetta a tutti i problemi che voglio risolvere del mio pubblico. Cerco di pensare anche a cose impossibili, a cose che non sono realmente realizzabili. Ad esempio, io so che per una persona che vuole diventare un copywriter, la soluzione perfetta sarebbe che io potessi, ad esempio, che vuole ovviamente formarsi con me, per lui la soluzione perfetta sarebbe che io potessi affiancarlo per 30 giorni di fila e mi dedicassi solamente alla sua formazione. Ovviamente questa soluzione per me è impensabile, però cerco di lavorare una volta che l'ho identificata nell'avvicinarmi a questa soluzione con le risorse a mia disposizione. E questo è il motivo per cui ai miei studenti ho iniziato a tenere dei tutoring in live in cui mi faccio inviare i loro progetti, me li studio durante la settimana e poi in live li analizziamo insieme, perché so che questo mi avvicina a quella che per loro sarebbe la soluzione perfetta. E questo lo fanno anche i grandi business. Per Amazon la soluzione perfetta per i suoi clienti sarebbe che nel momento in cui una persona compra un prodotto, il prodotto gli compare di fianco lui sulla scrivania. Ovviamente questa cosa è impossibile, ma Amazon ha lavorato per avvicinarsi sempre di più a questa soluzione perfetta e quindi ora i pacchi ti arrivano magari in 2-3 ore dopo che li hai ordinati. E questo mi aiuta anche a definire tutta la mia comunicazione, perché ogni volta che devo scrivere un copy la mia domanda è: qual è la situazione ideale che il mio pubblico sta cercando di raggiungere e quanto tempo impiegherà a raggiungerla attraverso i miei prodotti, i miei servizi? Ultima cosa importantissima, e questo lo dico a quasi tutte le persone che gestiscono un'attività online, a parte ovviamente magari chi ha un e-commerce multiprodotto, ma cercate di concentrarvi solamente su un prodotto o servizio. Non cercate di aumentare la vostra offerta, perché questo aumenterà solo la complessità del vostro lavoro. Cercate di avere un solo prodotto chiaro e di lavorare solo su questo prodotto finché non fatturerete abbastanza.
allora lì potrete pensare ad aggiungere un secondo prodotto. Però non fate l'errore di pensare che il vostro mercato sia saturo una volta che non riuscite più a vendere e allora pensare per forza di doverlo ampliare con nuovi prodotti. Questo è un errore che abbiamo fatto in passato, ci siamo ritrovati ad avere tantissimi prodottini diversi, ma questa cosa in realtà ha semplicemente aumentato la complessità di gestione di tutto il lavoro, ci ha portato a dedicare meno impegno dietro lo sviluppo di ognuno di questi prodotti e di conseguenza sul lungo periodo ha anche portato a un calo del fatturato, paradossalmente. Ultimo punto di questo video, prima di lasciarci, vorrei parlare un attimo dell'esperienza. Prima infatti di pensare di costruire un'agenzia che fattura 1-2 milioni l'anno, dovremmo pensare a come possiamo diventare dannatamente bravi a fare quello che facciamo. Quindi quando siamo all'inizio in realtà il nostro obiettivo, ma all'inizio intendo per i primi anni della nostra carriera, non per le prime settimane, i primi mesi, dovremmo concentrarci solo sull'accumulare esperienza. E questo perché c'è un abisso tra quello che possiamo imparare da nozioni teoriche e quello che poi effettivamente impariamo con la pratica, impariamo scontrandoci coi problemi e sforzandoci di trovare delle soluzioni. Immaginate sempre la vostra carriera come una piramide e il successo che otterrete si basa su quanto sono profonde le fondamenta di questa piramide. E le fondamenta di questa piramide sono l'esperienza che avete accumulato nel tempo. Non abbiate fretta di ottenere un risultato, di riuscire ad avere l'agenzia da 20 milioni perché avete visto qualcuno ce l'ha. Concentratevi sul progresso, concentratevi sul migliorare nel vostro lavoro, nella vostra abilità, giorno dopo giorno. Perché questo bagaglio di esperienza che state costruendo sta creando le basi di tutto quello che potrete costruire in futuro. Questo lento lavoro accelererà tutto quello che farete poi. Il problema è che la maggior parte delle persone non sono disposte ad aspettare 3, 4, 5 anni per accumulare abbastanza esperienza. La maggior parte delle persone cerca e continua a cercare i risultati immediati e quindi magari pensa che semplicemente anche solo seguendo i miei video o provando a formarsi in qualche modo aver già tutte le competenze che servono per uscire e spaccare tutto. Beh, non è così. C'è sempre un abisso tra la teoria e la pratica. È come se io mi leggessi 20 libri di scacchi e pensassi di essere un giocatore di scacchi senza aver mai giocato a scacchi. Nel momento in cui ci mettiamo davanti a una scacchiera e muoviamo il primo pezzo, ci rendiamo conto che tutta la teoria che abbiamo accumulato sì è utile, ci ha dato delle dritte, ma poi l'esperienza è un'altra cosa. L'esperienza ci porta sempre fuori dalla perfezione della teoria. Ci troviamo a scontrarci con problemi che nessuno ci ha mai spiegato come risolvere, che nessuno magari ha mai affrontato esattamente come dovremmo affrontarli noi. Quindi concentratevi sull'accumulare esperienza, sul comprendere il vostro mercato, sul capire come potete risolvere problemi meglio di chiunque altro. Perché sarà esattamente questa esperienza a rendervi unici, a darvi qualcosa che nessun altro potrà rubarvi. Questo è anche il motivo per cui a molte persone spesso consiglio, quando sono all'inizio, di dar via il proprio prodotto, il proprio servizio gratis o quasi. Non è un modo per svalutare il loro lavoro, è semplicemente un modo per dirgli vendere all'inizio è difficile, ma finché non abbiamo clienti, finché non abbiamo dei feedback, non riusciamo ad accumulare esperienza. Dar via qualcosa gratis è molto più facile. Quindi in quel momento, se è vero che stiamo dando via qualcosa gratis, stiamo dando via il nostro tempo, ma in cambio stiamo ricevendo esperienza, stiamo ricevendo feedback. Stiamo in qualche modo accumulando potere di mercato e iniziando a spostare la curva della domanda dalla nostra parte. Quando avremo abbastanza domanda da non poterla soddisfare, allora potremo vendere i nostri servizi e fare i prezzi che vogliamo. Bene, direi che per il video di oggi è tutto. Vi lascio come sempre i link in descrizione e fatemi sapere nei commenti cosa vorreste approfondire anche degli argomenti che abbiamo trattato in questo video. Il mondo della vendita è un mondo molto ampio, ci sono tante cose di cui si può parlare, che si possono andare ad analizzare, quindi fatemi sapere quali sono i problemi che state affrontando, le sfide che state cercando di superare, che magari ci registrerò un video riguardo. Per il video di oggi è tutto e noi ci vediamo prestissimo in un prossimo video.